Il terreno è solido, a differenza del 2018, ma la velocità sarà all'altezza delle ambizioni del paese? Europa, Covid, giustizia, mercato, immigrazione, le incognite su cui il vulcano potrebbe risvegliarsi la prima settimana del governo Meloni ci conferma che per provare a capire il futuro dell'Italia occorre concentrarsi su due immagini diverse. La prima immagine, già evocata, è quella del binario. La seconda immagine, più centrale, è quella del vulcano. La prima immagine ci aiuta a capire bene un elemento cruciale del passaggio di consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni e ci consente di comprendere quella che è la vera dimensione dell'Italia di oggi. Un paese certamente a rischio, certamente sotto monitoraggio, certamente a rischio commissariamento, ma infinitamente diverso rispetto all'Italia che si presentò di fronte ai nostri occhi nel 2018, ai tempi del governo giallo-verde, quando gli allora azionisti di maggioranza dell'esecutivo arrivarono al potere facendo leva su una piattaforma programmatica esplicitamente sfascista, in grado cioè di far deragliare il treno dell'Italia a ogni curva. Vuoi quando si parlava di collocazione internazionale, più Mosca, meno Bruxelles. Vuoi quando si parlava di posizionamento in Europa.